La ringrazio Presidente. Gentili colleghe e colleghi, siamo qui in aula per discutere ed approvare la conversione in legge dell'ultimo decreto del governo di Giuseppe Conte, a cui sono stati aggiunti i contenuti del primo decreto del nuovo governo Draghi. Un provvedimento importante perché mantiene la linea dura nella prevenzione e nella lotta al virus e perché introduce un nuovo strumento nella gestione delle vaccinazioni. Si tratta di una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare le attività di utilizzo e distribuzione sul territorio nazionale dei vaccini, un altro importante lascito del predecessore di Draghi. Non so voi, ma avverto uno strano, ipocrita, vigliacco silenzio nel dibattito politico di questi giorni, sia da parte di alcuni partiti che da parte di alcuni organi di informazione. Fino a poche settimane fa questo provvedimento del governo Conte sarebbe stato duramente osteggiato da soggetti politici che avrebbero urlato e si sarebbero stracciati le vesti, accusandolo di voler instaurare una dittatura sanitaria o, peggio ancora, di voler affossare il Paese. In questi mesi abbiamo ascoltato gli stessi affermare tutto il contrario di tutto, pur di ostacolare il lavoro del governo precedente. È sufficiente ricordare le loro più recenti dichiarazioni per rendersi conto di quanta falsità ed ipocrisia si celasse dietro queste contestazioni. Per questi partiti e per i loro leader, la suddivisione delle regioni in zone colorate a seconda del rischio sanitario rappresentava una follia generatrice di caos e danni economici immani. Addirittura c'era chi invitava i cittadini a violarle queste restrizioni, politici scellerati che hanno fatto propaganda sulla pelle delle persone pur di cavalcare il loro sentimento di frustrazione e di rabbia. Tutto questo non accadeva mica un anno fa, accadeva pochissime settimane fa e adesso, puff, tutto scomparso. O meglio, sono scomparse solo le polemiche ed il caos, non le fasce di rischio colorate che erano invece, a detta loro, la causa scatenante. Oggi quindi sappiamo con certezza che si trattava solo di propaganda ed attacchi strumentali al governo. Adesso che le zone colorate non solo sono rimaste, ma addirittura aumentate con l'aggiunta, udite bene, delle 50 sfumature di arancione. Va tutto bene, benissimo anzi. Mi domando, come starà giustificando questa tripla giravolta la macchina della propaganda di Salvini? Speriamo non con un post sulle tagliatelle all'uovo fatte in casa o magari sulla crostata della nonna. Che volete che sia, se tanto a pagare il prezzo più alto sono stati quei cittadini che davano credito alle loro falsità. Del resto sono gli stessi che hanno portato la regione Lombardia ad essere la regione col maggior numero di morti in assoluto. Anche molti governatori delle regioni del centrodestra pare abbiano archiviato le polemiche. Pochi giorni fa, quello del conto milionario in Svizzera nascosto dietro un trust alle Bahamas, Attilio Fontana, scriveva che il nuovo governo avrà al suo fianco le regioni. Ci rendiamo conto? Questi soggetti ora dicono che collaboreranno costruttivamente con il governo, di cui ora fanno parte. Ne siamo felici. Ma ci domandiamo, prima che cosa facevano? Forse lo ostacolavano anche quando lottava per salvare il maggior numero di vite umane? Un ragionamento che non dovrebbe esistere in tempo di pace, figuratevi in tempo di guerra alla pandemia come il nostro. Ma forse per qualcuno la politica e il consenso vengono prima delle vite umane, delle persone. Proprio in questi giorni Fontana ha istituito decine di zone rosse in singoli comuni della Lombardia. Giustissimo! Peccato che lo abbia fatto dopo aver detto e ripetuto per un anno intero che non poteva farlo, dopo aver affermato che la responsabilità per la mancata chiusura di Alzano Lombardo e Nembro fosse di Conte, che lui non poteva di fatto istituire zone rosse locali perché non disponeva né dell'esercito e né delle forze dell'ordine. E ora che il suo partito è entrato al governo, come d'incanto, si è riscoperto in grado di farlo. Mi domando, quante vite avrebbe potuto salvare se invece di fare becera politica oppositiva a Conte per oltre un anno avesse semplicemente fatto il proprio dovere di governatore della Lombardia?
per non parlare delle richieste di centralizzazione dei poteri in tema Covid, giunti in questi giorni proprio da quel centrodestra che nei mesi scorsi ha sempre duramente criticato il governo chiedendo più poteri per le regioni. Vi devo ricordare io i dati sbagliati sui positivi Covid inviati per troppe settimane dalla regione Lombardia al CTS? Neppure qui mai un'ammissione di colpa o una presa d'atto del disastro fatto. Ma anche il sistema mediatico, con qualche eccezione ovviamente, ha fatto una giravolta, niente male. La stampa di centrodestra si è curiosamente zittita con l'arrivo del nuovo governo, mentre l'appoggio incondizionato a Draghi ha portato tanti altri giornali a rivalutare molte misure uguali o quasi a quelle introdotte dall'ex presidente Conte. Ma veniamo all'attualità. È recente la notizia della sostituzione di Arcuri col generale dell'esercito Figliuolo come nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid, accolta con un giubilo collettivo che ha unito sia i partiti che fino a ieri erano all'opposizione che tutti i loro organi di informazione, esattamente come accadde con la caduta di Conte. Perché i contestatori seriali di Conte non importa dei fatti concreti, ma chi occupa le poltrone, attaccano chi toglie voti, chi potere e denaro, e io ne so qualcosa. Poco importa se Draghi seguirà le strade di Conte, la strada di Conte, poco importa se Bianchi porterà avanti il lavoro dell'Azzolina, poco importa se la medesima proposta di prolungare l'anno scolastico veniva prima derisa ed attaccata, se a farla era l'Azzolina, ed oggi invece viene elevata a idea geniale, se a farla è il nuovo Presidente del Consiglio. Ma c'è un altro silenzio tremendo in questo Senato, quello di chi ha provocato una crisi di governo scellerata nel momento più difficile per il nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. E mentre c'era chi lavorava per ricucire questa crisi, lui volava in Arabia Saudita ad elogiare il principe ereditario Bin Salman, indicato dall'intelligence americana come responsabile della barbara uccisione del giornalista Khashoggi, arrivando addirittura ad elevare questo regime totalitario a culla del nuovo rinascimento. In nome di quali interessi lo ha fatto? Di certo non degli interessi degli italiani. Un clamoroso scandalo di cui si parla troppo poco e che riguarda un senatore della Repubblica stipendiato con i soldi dei cittadini. Un senatore che dovrebbe dimettersi e lasciare la politica per la vergogna che ha fatto calare su tutto il nostro Paese. Mi accingo a concludere dicendo che le misure contenute nel decreto oggi in discussione non sono l'orgoglio di nessuno. Le vorremmo evitare e stiamo lavorando perché ciò avvenga il prima possibile. Ma oggi sono misure necessarie, le uniche veramente efficaci per contenere i contagi, almeno fino a quando la campagna vaccinale non avrà fatto calare drasticamente, e mi accingo a concludere, il numero dei malati e alleggerito la pressione sui nostri ospedali. Come necessari sono i ristori che devono arrivare prima possibile alle famiglie e alle imprese, ristori che ora si chiamano sostegni. Dai su, è necessario usare la semantica per far credere al proprio elettorato che le cose stiano cambiando. Ristori che sarebbero già sui conti correnti degli italiani se qualcuno non avesse deciso di gettare il nostro Paese nel caos. Concludo, Presidente, ma nonostante tutto quello che è accaduto, nonostante il peggio del peggio della politica, andare avanti a lottare è un dovere. Proteggere la salute dei cittadini e l'economia rimane l'unica priorità da perseguire. Alla propaganda va sempre contrapposto l'impegno reale ed il senso di responsabilità, gli unici che ci possono far andare avanti a testa alta. Il virus era, è e rimane. Ci può aiutare a farlo. E questo provvedimento ci può aiutare a farlo. Grazie, Presidente.